Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi siamo qui in questa nuova puntata di Pomeriggio con il Talento in compagnia di Marta Rossi. Ciao e benvenuta. Tutti, grazie mille per l'intervista. Grazie a te per essere qui, Marta. Come va? Tutto bene? Grande, sto benissimo. Oggi è una bella giornata ed è un bellissimo periodo. Ottimo, ok. Va bene Marta, allora io comincerei da subito con le domande. E la prima cosa che ti voglio chiedere è come nasce la tua passione per la musica? Allora, guarda, in realtà ero molto piccolina quando ho iniziato a cantare. Mm-hmm. E ho riscoperto, diciamo, ho scoperto questo talento da bambina, avevo 6 anni e cominciai a cantare nei concorsi, prima di quelli, diciamo, da chiesa, diciamo così, Mm-hmm. poi quelli, diciamo, più conosciuti come Castrocaro, Nino Martini, e poi sono approdata, come ben sai, ad Amici quando ho Sì, fatto appunto, 18 anni. guarda, leggendo il tuo curriculum sul serio, uno ci si perde sul serio, perché appunto tra le tante cose c'è il festival di Castrocaro, Aria Sanremo e tanto altro, però appunto spicca la tua partecipazione a Amici 7. Ecco, Sì, quello è stato un passo sicuramente importante. sì, infatti, ma che cos'è che ti ricordi in particolare di quella esperienza? Beh, guarda, in realtà tantissime cose, in particolare porto sicuramente un ricordo piacevole, che è quello di aver fatto un programma diciamo, in un periodo sicuramente molto bello della mia vita e di aver imparato tantissime cose. Sicuramente quel programma mi ha inserito in tantissimi ambienti subito dopo e mi ha dato un'esposizione mediatica notevole per essere notata dopo. Quindi porto sicuramente un ricordo bellissimo. Ho capito. Ok, parliamo ora del tuo ultimo singolo, ovvero di Distante. Qual è il messaggio che hai voluto in qualche modo mandare con questa canzone? Guarda, questa canzone è una canzone ricca di significato, infatti le persone che mi scrivono parlano di diciamo, avvenimenti della loro vita, che diciamo, li ricordano, diciamo, quando ascoltano la canzone li vengono in mente, no? E io ho parlato sicuramente di un amore sofferente, di un amore che è distante, e che farebbe qualsiasi cosa per recuperare, diciamo così, la fiducia dell'altra persona. Si parla di due persone molto lontane perché si sono lasciate, quindi non è una lontananza vera, ma è una lontananza solamente apparente, e lei ha commesso qualcosa di sbagliato e cerca in tutti i modi di farsi perdonare da lui. E gli spiega che in realtà molte cose che si fanno nella coppia non sono delle cose che sono volute, perché ognuno di noi ha il suo mondo che è difficile da comprendere. Sì, Quindi questo. ho capito, ottimo. Senti, a proposito di questo tuo singolo, ho letto che i tuoi fan ti hanno aiutato molto. Appunto, hanno fatto un crowdfunding per aiutarti anche per il videoclip. Sì. Certo, è stata una cosa fondamentale perché questa canzone è una canzone prettamente voluta dal web, cioè Distante è una canzone che è stata finanziata dai miei fan che hanno raccolto insieme 4.000 euro, 4.007 in verità, poi c'è una percentuale che va a Music Razer, che è il portale dove abbiamo fatto comunque la raccolta, quindi sono riuscita a raccimolare 4.000 euro su per giù, che abbiamo interamente utilizzato per il videoclip, che come avrai visto è proprio un film, Sì, molto ed bello. è stata una cosa bellissima, perché quando ho aperto la campagna non ci credevo, dicevo, Madonna, ma chi mi manderà i soldi? E invece le persone si sono veramente rivelate splendide, perché mi hanno aiutato come potevano, mi arrivavano dei messaggi del tipo, oggi non ho mangiato il gelato, ma ti ho mandato 5 euro. E io ero Bellissimo. contentissima perché fosse stato anche un euro a testa,
Era proprio il gesto, non tanto quanto mettevano, no? Sì, Ma il fatto che certo. io ti aiuto perché credo nella tua musica e credo nel tuo talento, questa è una cosa che ancora oggi mi emoziona tantissimo. Ho capito, ma dimmi tu, come lo spieghi questo tuo bel rapporto che hai con i tuoi fan? Sì, guarda, lo porto avanti da tantissimo tempo. Io sono stata una delle prime a credere che i social, in generale i social network, fossero importanti nella vita di tutti i giorni per il cantante, no? Per l'artista in generale, perché io sentivo l'esigenza dopo essere uscita da Amici, e allora non c'era Facebook, è uscito qualche anno dopo, e sentivo proprio l'esigenza di comunicare e cercare di capire anche che cos'è che non piaceva alle persone, perché non può piacere a tutti, no? E i social mi hanno aiutato in questo, perché io magari anche se c'erano persone che mi criticavano, in quel momento io ci parlavo con loro, cercavo di capire che cosa non piaceva, cosa piaceva e cosa potevo cambiare se era giusto, no? Senza, diciamo, togliere quella che è la mia personalità o la mia voglia di essere sempre me stessa. Ho capito. E senti, e che progetti hai per il futuro invece? Quindi sicuramente lavoreremo un secondo singolo e poi sicuramente l'album è una delle cose principali da nominare. Però ad oggi sono tutti progetti grandi e mi piace vedere step by step le cose come ho fatto per Distante e come ben sai vengo aiutata dalle persone che mi seguono, quindi sono loro che sono i miei veri produttori. D'accordo, Marta. Allora, guarda, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Grazie a te, guarda, per me è stato un piacere poter parlare con te e ti auguro un grandissimo in bocca al lupo per tutto il resto. Grazie, crepi il lupo, viva il lupo, non so come si dice più. Ti ringrazio tanto, spero veramente la canzone vi piaccia e grazie per il supporto. D'accordo, Marta, ok, ciao, alla prossima. Grazie, ciao, ciao, grazie. Un'altra puntata di Pomeriggio con il Talento è giunta al termine. Vi ricordo, come sempre, di continuare a seguirci, di iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo e continuate a seguirci su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuove interviste e nuovi eventi. Io vi aspetto come sempre alla prossima puntata. Un saluto a tutti voi e ciao ciao!